Mi sembra chiaro, ve lo faccio vedere anche in qualche fotogramma nel nostro Olympiatube, che Messina abbia messo a posto delle cose per quanto riguarda la situazione a rimbalzo. Riccardo Moraschini, 10 rimbalzi, 10, avete capito bene, in doppia cifra. 26 rimbalzi degli esterni, perché poi in realtà Milano, che ha vinto il confronto a rimbalzo per 35 a 31, dopo la debacle clamorosa che invece c'era stata con il CSKA, ha preso ben 26 rimbalzi con gli esterni, solo 9 con i lunghi. E volevo farvi vedere proprio qual è stata la chiave in questi fotogrammi. I lunghi fanno taglia fuori, gli esterni prendono i rimbalzi. Dei 10 rimbalzi Moraschini, 6 sono stati presi in questo modo. Guardate qui, tre fotogrammi in cui Tarceschi fa taglia fuori in modo chiaro ed evidente su Tavares e Moraschini può avventarsi sulla palla. Poi Heinz, clamoroso, taglia fuori frontale su Tavares, cancella i 25 centimetri di differenza e Moraschini può andare a prendere il pallone. Poi quello che scompare dietro Tajus è Lidej, anche lì taglia fuori, classico, Moraschini prende la palla. E poi alla fine l'ultimo sul 64-72, un rimbalzo importantissimo. Addirittura sono due su Tavares. Heinz in posizione più convenzionale, De Leni che prova a dare fastidio da dietro. Arriva Moraschini, prende il pallone ed è il decimo rimbalzo della sua partita.